Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati per questo terzo appuntamento di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Come Don Chisciotte. In questa puntata ci incentreremo soprattutto sulla questione immigrazione, che non finisce di sorprenderci rispetto alla puntata precedente, e poi per quanto riguarda quella che è la crisi economica che stanno vivendo i cittadini italiani, ma potremmo dire anche più in generale quelli europei. Analizzeremo il contenuto del nuovo decreto energia, ma anche una serie di manovre che ovviamente cercano di mettere un freno a questa crisi e soprattutto cercano di aiutare le famiglie più deboli. Prima però la nostra sigla. Eccoci ritrovati, cari amici. Prima di andare ad analizzare quelli che sono i contenuti principali della puntata, come sempre andiamo ad elencare quelle che sono le notizie della settimana. Come tutti quanti sapete, il 22 settembre è morto l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all'età di 98 anni e i funerali di Stato si sono svolti il 26 settembre a Monte Citorio. Funerali che hanno visto la partecipazione delle principali figure istituzionali italiane, come l'attuale Presidente della Repubblica Mattarella, Giorgia Meloni, i Presidenti della Camera e del Senato, nonché l'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi e poi Giuliano Amato, Mario Monti, insomma una serie di esponenti di figure molto molto importanti nel panorama istituzionale italiano, ma non solo, perché a presenziare ai funerali ci sono stati anche Emmanuel Macron, quindi il presidente francese, e il suo corrispettivo tedesco. Infine, per quanto riguarda la Camera Ardente, che è stata aperta al Senato, a rendere omaggio alla salma di Giorgio Napolitano, c'è stato anche il Papa, che, come ha detto La Russa, per la prima volta ha messo piede, non solo questo Papa, ma in generale un Papa ha messo piede in Senato, e quindi appunto a rendere omaggio a Giorgio Napolitano c'era anche Papa Francesco. Durante i funerali sono stati allestiti anche due maxischermi, uno a Piazza Montecitorio e l'altro nella Piazza Antistante, ma nonostante ciò la partecipazione dei cittadini al funerale non è stata elevata e questo caratterizza un po' quella che è la distanza oramai abissale che c'è tra i rappresentanti delle istituzioni italiane e i comuni cittadini. Tra le notizie della settimana, poi non possiamo non parlare, come dicevo anche all'inizio, di immigrazione, un'immigrazione che continua a essere di difficile gestione per il governo Meloni, tanto a livello europeo che a livello nazionale. Per quanto riguarda il livello europeo, dopo le dichiarazioni della von der Leyen che parlava di una soluzione europea, un problema europeo, abbiamo invece assistito a paesi confinanti come appunto Germania, Francia e Austria che hanno ribadito la loro posizione di non voler accogliere nuovi migranti, quindi andando contro a quello che invece sono gli accordi sulla distribuzione volontaria degli immigrati che sbarcano sulle coste europee, in particolare quella italiana. Notizia poi è stata anche quella della Germania che finanzia alcune ONG come SOS Humanity. ONG che ovviamente si occupano del soccorso in mare, soccorso che poi ovviamente porta gli immigrati a sbarcare sulle nostre coste. Questa è stata una notizia che ha causato un certo imbarazzo per il governo Meloni. Salvini con tutta la Lega è esploso parlando di una regia contro l'Italia. Per questo motivo il ministro degli esteri Tajani si è recato proprio in queste ore in Germania per incontrarsi con la ministra degli esteri tedesca per cercare di chiarire appunto questa situazione. Come dicevo però, rimanendo in tema migranti, ma scendendo nel concreto della gestione sul territorio nazionale, sappiamo che il governo ha intenzione nei prossimi mesi di raddoppiare i cosiddetti CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, CPR che attualmente in funzione sul territorio sono 10. E il governo punta a raddoppiarli affinché ce ne sia uno per ogni regione. CPR che ovviamente necessiteranno della presenza, della massiccia presenza
delle forze dell'ordine e militare per la gestione di queste strutture. Oltre ciò ha fatto molto scalpore la notizia e il decreto, più che altro firmato dal ministro dell'interno Piantedosi, che prevede la possibilità per i richiedenti asilo che arrivano in Italia di versare una caparra di circa 5.000 euro per evitare la detenzione nei centri di permanenza per il rimpatrio in attesa che la loro domanda venga elaborato. Ci chiediamo quanti immigrati potranno pagare tale cifra, chiaramente è una mossa del governo anche per poter giustificare poi questa permanenza forzata di 18 mesi, come abbiamo detto la settimana scorsa, in questi centri in attesa dell'elaborazione della richiesta d'asilo. In settimana poi, per quanto riguarda il PNRR, è arrivato lo sblocco della quarta rata, una rata dell'importo di 16,5 miliardi, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, ora che finalmente c'è stata l'approvazione di quei 10 obiettivi che il governo aveva modificato prima dell'estate. 16,5 miliardi di euro che quindi arriveranno, ma che sicuramente, in base a quelli che sono ovviamente gli obiettivi di spesa, non verranno utilizzati per risolvere la questione degli studentati. E per questo motivo gli studenti sono ritornati in piazza, procedendo nelle stesse modalità dello scorso anno, e sono scesi in piazza con le tende, quindi, e ciò sta avvenendo principalmente alla Sapienza di Roma e alla Statale di Milano, ma in questi giorni sono attese anche manifestazioni a Lecce, Palermo, Torino, Bologna e Perugia. Novità invece per quanto riguarda la questione affitti brevi, e quindi mi riferisco a una questione che riguarda il settore turistico e che vede contrapposte le classiche strutture ricettive alle nuove forme di ospitalità esplose nell'ultimo decennio, come ad esempio il fenomeno Airbnb. Ci aspettiamo un decreto legge nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che dovrebbe confermare sia la presenza minima di almeno 2 notti per poter accedere a queste strutture nelle principali città metropolitane, sia il numero massimo di appartamenti che un proprietario può destinare a questi affitti brevi, che è stato fissato anch'esso in 2. Quindi massimo 2 appartamenti per quanto riguarda gli affitti brevi. Ciò ha scatenato le ire e il malcontento dei 14 rappresentanti del settore immobiliare e turistico, che parlano di un provvedimento fortemente lesivo del diritto di proprietà e profondamente illiberale. Infine, tra i temi della settimana, non possiamo non parlare di 2 provvedimenti centrali in un discorso economico, anche in vista di quella che poi sarà la legge di bilancio, e sto parlando della sanatoria sugli scontrini, un provvedimento secondo il quale, secondo il governo, che salverà circa 50.000 piccoli esercizi commerciali, e il nuovo decreto energia, che conferma una serie di bonus a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, quindi stiamo parlando soprattutto di famiglie con un ISE al di sotto di 15.000 euro, bonus che riguardano l'energia, i trasporti, ma anche i carburanti. Ovviamente specchio di una crisi economica che sembra non avere fine. Ora però il servizio. In un mondo in cui tutti gli uomini sono uguali, ma qualcuno più degli altri, non ha destato particolare scalpore l'ultima idea dell'esecutivo Meloni per far fronte all'emergenza immigrazione. Gli stranieri che arrivano in Italia e fanno richiesta di asilo devono versare una garanzia finanziaria di circa 5.000 euro, pena l'impossibilità di muoversi liberamente sul territorio nazionale. Una mossa audace, che permette al governo, da un lato, di giustificare la detenzione fino a 18 mesi di chi non può dare garanzie economiche di autosostentamento, e dall'altro di trovare un modo per rimpinguare le casse statali. D'altronde, perché gli unici ad arricchirsi devono essere gli scafisti? Inoltre, avrà pensato Giorgia, se Francia, Austria e Germania hanno chiuso le frontiere e quest'ultima ha anche ammesso di finanziare alcune ONG che si occupano del fenomeno migratorio, tanto vale trovare il modo di ricavare un tornaconto anche per noi. Soprattutto se a permetterlo è una direttiva europea, come ha spiegato il ministro Piantedosi, firmatario del decreto. In attesa di capire quanti saranno gli immigrati in grado di versare tale cifra, già sappiamo come questi soldi verranno spesi.
Il governo ha promesso infatti di raddoppiare nei prossimi mesi il numero dei centri di permanenza per i rimpatri, affinché ce ne sia uno in ogni regione, tutti ben protetti e sorvegliati da militari. E per un'operazione del genere i soldi da qualche parte vanno fatti uscire. Nel frattempo i nostri concittadini continuano a subire le conseguenze di una crisi economica che sembra non aver fine per l'Europa intera. Consapevole di ciò e spaventato da che reazione potrebbe avere l'elettorato, il Consiglio dei Ministri ha confermato nell'ultimo decreto energia una serie di bonus a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, nella speranza di limitare il malcontento, applicando la stessa strategia anche per la sanatoria sugli scontrini, che promette di salvare circa 50.000 piccole attività commerciali. In attesa della legge di bilancio, stiamo osservando un governo che sembra navigare a vista in mezzo alla melma. Giorgia riuscirà a mantenere dritto il timone? Allora, eccoci qui, saluto ovviamente i miei graditissimi ospiti, il professor Luca Lanzalaco e l'avvocato Umberto Tennoce. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Umberto, voglio partire da te e voglio partire dalla questione immigrazione, che insomma è la questione principale anche nel servizio che abbiamo trattato. Una questione che, come abbiamo detto anche nella puntata precedente, è pregnante per il governo, per un governo soprattutto di destra, come quello Meloni, che aveva fatto dell'immigrazione uno dei temi centrali sia del periodo all'opposizione che poi della stessa campagna elettorale. Sappiamo che gli immigrati che sono sbarcati sulle coste sono aumentati in un numero esponenziale. Abbiamo parlato di più del doppio degli immigrati rispetto al 2022 che sono sbarcati durante quest'anno del governo Meloni e soprattutto negli ultimi giorni. Abbiamo visto la passerella che c'è stata la settimana scorsa della presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa, che ha parlato di soluzioni europee a un problema europeo, ma queste soluzioni sembrano non arrivare. E nel frattempo, da un lato abbiamo la Germania che addirittura ammette di finanziare alcune ONG, e questo ovviamente ha provocato l'ira dell'esecutivo. E dall'altra abbiamo un governo che a questo punto cerca di trovare il modo di risolvere il problema in casa e quindi si parla di un raddoppio dei centri di permanenza per il rimpatrio, nonché di questa famosa cauzione di circa 5.000 euro, 4.900 e rotti euro, che un richiedente asilo può versare nelle casse dello Stato italiano per evitare la detenzione, chiamiamola pure così, dentro questi centri di rimpatrio, in attesa che la domanda, che la richiesta di asilo venga elaborata. Allora, visto che questa questione del raddoppio dei centri di rimpatrio è stata molto dibattuta negli ultimi giorni, io direi andiamo subito con il primo contenuto di puntata e poi vado con la domanda. La protesta è trasversale. Molti governatori, a partire da quelli di centro-sinistra, si schierano contro la decisione dell'esecutivo di istituire in ogni regione i centri di permanenza per i rimpatri. Le rare aperture arrivano da rappresentanti dei territori di centrodestra, a cominciare dal presidente del Friuli, Fedriga, che guida la conferenza delle regioni. Attualmente sono 9 in tutta Italia, ma il governo punta a individuarne ben 23, ex caserme, strutture abbandonate. La mappa sarà pronta in 2 mesi. Sono i cosiddetti CPR. I centri dove l'esecutivo vuole collocare i migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a 18 mesi in attesa di rimpatrio. A guidare la rivolta è il governatore della Toscana, Eugenio Giani, centrosinistra, che è netto: non darò l'ok a nessun CPR, si prendono in giro gli italiani, e aggiunge: il problema è come accoglierli e integrarli, non come cacciarli, e pone la questione dei richiedenti asilo. All'attacco anche il presidente della regione Emilia-Romagna, il Dem Stefano Bonaccini: CPR? Ora non se ne parla. Accusa il governo di gestione improvvisata. Occorre invece un'equa redistribuzione. Bonaccini sollecita l'esecutivo ad aprire un tavolo con gli enti locali, tenuti all'oscuro. Preoccupato anche il governatore del Veneto, il leghista Zaia. Come Bonaccini sottolinea, da Roma non sono stato nemmeno contattato. E comunque, aggiunge, così è come svuotare il mare con un secchio. I CPR nelle Marche non servono, chiude anche Saltamartini, vicepresidente della regione ed esponente del Carroccio.
Ecco Umberto, voglio farti vedere con questa foto, il contenuto numero 2, un po' quella che potrebbe essere la distribuzione dei centri di permanenza per il rimpatrio. E vediamo appunto in rosso quelli già attivi, mentre in bianco, con i puntini colorati, quelle che potrebbero essere nuove posizioni. E come abbiamo sentito nel servizio, sono molti governatori regionali che si stanno opponendo a questa scelta del governo. Quindi, insomma, la questione immigrazione ha creato sia una spaccatura a livello europeo, sia a livello italiano, come possiamo vedere. E tra l'altro, la questione che forse mi preoccupa maggiormente è che ad affiancare, diciamo, questi centri di permanenza per il rimpatrio sarà la presenza costante dei militari, come d'altronde ha confermato anche il sottosegretario agli interni, parlando di più militari per le strade sicure. Ecco, allora ti chiedo un po' di fare un'analisi di questa questione degli immigrati, tanto per quanto riguarda la cauzione dei 5.000 euro, tu cosa ne pensi? E se la trovi una strategia corretta da parte del governo? E soprattutto, come pensi che questi centri per il rimpatrio distribuiti in tutta Italia possano anche modificare la conformazione urbanistica e sociale dei cittadini? Beh, sì, la questione dei 5.000 euro francamente non riesco a comprenderla, nel senso che trovo difficile pensare che una persona spinta dalla necessità affronti un viaggio periglioso e anche molto costoso per arrivare in Italia e poi abbia 5.000 euro per sé o per i propri cari per evitare la detenzione in questi centri. E poi comunque moralmente mi sembra criticabile il fatto che in questo modo sembra un po' una cauzione come nei telefilm americani, come dire, quindi che chi può permetterselo può evitare la detenzione. Francamente, non riesco esattamente a comprendere le ragioni per le quali questa possa essere considerata una misura ragionevole. No, francamente, non riesco a comprenderlo. Magari tu, se hai riesci a intravedere qualche motivazione che io non vedo, sono aperto, però io francamente non ne vedo. Sicuramente. Questa misura minaccia, intendo questa apertura di nuovi centri, sicuramente di alterare il tessuto urbano, il tessuto socio-economico, ma anche culturale del paese che è già in una situazione precaria, le cui periferie già sono in situazioni precarie, in cui già la delinquenza è un fenomeno che desta preoccupazione. E sembrerebbe quasi un tentativo di voler soffiare sul fuoco, di volere innescare ancora di più delle tensioni sociali, e soprattutto se infatti lo vediamo in abbinamento al dispiegarsi di forze militari. Leggevo che è previsto l'aumento di militari in tutte le stazioni ferroviarie, per le strade. Insomma, ci dovremmo abituare a girare fra checkpoint militari e sotto la sorveglianza dei militari nelle nostre strade. E la normalizzazione di questo che preoccupa in sé, perché poi ci si abituerà a vivere in uno stato militarizzato. Questa militarizzazione serve soltanto a un maggiore controllo in future diverse circostanze potrebbe essere convertito ad utilizzi ulteriori di cui in questo momento non riusciamo a intravedere e diciamo fa soltanto il gioco di un gruppo politico che fa campagna elettorale sulla tensione sociale, che prende voti sulla rabbia della gente e sulla miseria sociale. E in questo, ne parlavamo l'altra volta, mi sembra di vedere già un distacco fra Fratelli d'Italia e la Lega che probabilmente punta ad accaparrarsi questa fetta
di elettorato probabilmente che verrà delusa dalle politiche più concilianti, più realiste, no, del governo, in particolare di Fratelli d'Italia. Ma poi c'è anche un altro problema, secondo me, da sottolineare, che una massa così di immigrati in un paese a bassa crescita demografica e in cui molti giovani vanno all'estero crea anche un problema di tipo democratico, secondo me, nel senso che è evidente che un po' per ignoranza della politica locale e un po' perché non ci sono legami di appartenenza fra questi nuovi immigrati e il territorio, queste persone saranno meno propense a battersi, per esempio, per i diritti se questi vengono erosi. E questo, e quindi e da questa situazione può beneficiare soltanto chi programma di misure, diciamo, restrittive dei diritti, che si troverà evidentemente una popolazione alle prese con ben altri problemi e senza neanche una reale visione o consapevolezza, no, dei propri diritti. Per cui, secondo me, non è soltanto un pericolo di tipo sociale ed economico, sicuramente, ma anche proprio di tenuta democratica della società, soprattutto in una fase in cui la democrazia è in una fase delicata. Se pensiamo, per esempio, all'aumento dei controlli, a questa militarizzazione e anche gli scenari, diciamo, internazionali, o diciamo la modalità di gestione di crisi che abbiamo visto in questi ultimi anni. Quindi, ecco, per ricapitolare, mi sembra che un'Italia già molto fragile economicamente e socialmente dopo 20 anni passa, anzi molto di più ormai, di austerità, questa situazione può essere ancora di più una ritare sul fuoco, ecco. Assolutamente, assolutamente sì, anzi penso che questa sia la chiave di lettura più importante, cioè nel momento in cui la democrazia è in una fase delicata è molto più facile per il potere trovare il modo di porre le basi per schiacciarla ancora di più, e quindi militarizzazione da un lato e accoglienza sfrenata dall'altra di queste persone che giustamente, non avendo legami con le istituzioni, probabilmente faranno sì che l'erosione dei diritti dei cittadini italiani non sia un loro problema da un certo punto di vista, e quindi giustamente sì. Poi comunque sono sempre fresche le parole di Monti quando diceva che le cessioni di sovranità passano attraverso le crisi, e quindi è evidente che nel momento in cui si vuole dall'Italia nuove cessioni di sovranità, per esempio la questione del MES, che di fatto è una cessione di sovranità, e allora tutto questo acutizzarsi delle crisi pare, diciamo, svilupparsi con tempistiche che non sembrano del tutto casuali. E quindi l'Italia viene messa in delle condizioni dover scegliere con una pistola alla tempia se cedere o meno la propria sovranità. Certo, certo. Professor Lanzalaco, a proposito di questa crisi della democrazia, lei ha scritto un interessante articolo, è stato pubblicato su Come Don Chisciotte, sulla ristrutturazione delle istituzioni europee, che insomma, per chi lo ha letto, tra cui me, sottolinea che questa ristrutturazione è anche fortemente in chiave antidemocratica, perché si va a garantire un maggior peso ad alcuni stati piuttosto che ad altri. Un'Unione Europea che sicuramente già di base non si caratterizza per la rappresentanza democratica dei popoli che ne fanno parte. E questa questione dell'immigrazione in un certo qual modo fa notare anche il peso che hanno alcuni paesi rispetto ad altri. Non a caso Berlino ha ammesso di inviare soldi ad alcune ONG senza paura di particolari rimostranze da parte dell'Italia, a parte un Salvini sbraitante. La Francia ha chiuso le frontiere, nonostante poi la Corte europea
ha bocciato questi respingimenti al confine. Quindi, insomma, si nota sicuramente una forte spaccatura in Europa, data anche dall'immigrazione, ma non solo. Una spaccatura che Giorgia Meloni sembra abbia in qualche modo notato in chiave NATO, non presentandosi all'incontro, alla cena con Biden dopo la conferenza dell'ONU. Ecco, lei come legge a livello europeo, a livello internazionale, la situazione italiana? La posizione dell'Italia anzitutto è un divaga, perché appunto ci sono stati questo andamento pendolare di Giorgia Meloni, ora apertamente filoatlantica, poi più attenta all'Europa, e quindi è una posizione ondivaga, è difficile da collocare ed è difficile anche da gestire la situazione, perché noi stiamo qua a occuparci delle beghe fra Renzi, Calenda e quant'altri, ma le questioni importanti sono su ben altra scala, cioè siamo in una fase di ristrutturazione chiara ormai dell'ordine mondiale per quanto riguarda l'economia, la politica, e di fronte a questo gli stati debbono in qualche modo collocarsi, debbono rivedere le loro strategie. La globalizzazione ha palesemente fallito, alcuni sostengono che siamo sicuramente in una fase di deglobalizzazione, ma in una fase non di ritorno allo Stato nazionale, ma di regionalizzazione, quindi una ridefinizione delle alleanze a livello internazionale. Rispetto a queste alleanze bisogna necessariamente collocarsi, e non è cosa semplice, anche perché all'interno degli stessi stati e all'interno degli stessi stati all'interno delle regioni, a livello di macro regioni geopolitiche, non c'è accordo. Quindi ecco, sarebbe opportuno discutere di questioni più rilevanti di quelle rispetto a quelle a cui siamo obbligati a occuparci secondo i quotidiani mainstream, no? Per cui dovremmo occuparci di queste pinzillacchere, direbbe Totò, qui squiglie pinzillacchere, mentre invece c'è un riassetto a livello mondiale che va preso in considerazione con grande cautela. E io ho l'impressione che nessuna delle forze politiche italiane, nessuna, non il governo, nessuna delle forze politiche italiane sia in grado di fare questo, o sicuramente non lo sta facendo, ma non so neanche se è in grado di farlo. Ecco, questo è il punto. Sicuramente non un punto che aiuta poi noi a dormire sonni tranquilli, perché insomma mi conferma che il mondo sta cambiando e le nostre istituzioni non sono in grado di comprendere questi cambiamenti e in qualche modo anche utilizzarli a proprio vantaggio. Sicuramente. Venendo invece alla seconda questione centrale della puntata, e cioè la crisi economica che ha colpito l'Italia, ma in generale l'Europa, oramai da anni, e sappiamo che la guerra in Russia non è stata sicuramente d'aiuto, c'è probabilmente un filo conduttore che unisce la questione del caro affitti per gli studenti, la questione degli affitti brevi, quindi del decreto sugli affitti brevi e sulla contrapposizione tra strutture ricettizie classiche e nuove forme di turismo, nonché anche la questione degli aiuti con il decreto energia e la sanatoria sugli scontrini.
Rispetto alla questione degli affitti brevi, voglio farvi vedere il terzo contenuto di puntata, che è un contenuto che riguarda uno studio fatto dalla Sapienza, secondo cui la colpa principale dello spopolamento delle città come Roma e Venezia dipende anche e soprattutto da queste nuove strutture ricettizie, queste nuove strutture alberghiere, che impediscono effettivamente ai cittadini, agli autoctoni, di poter mantenere il loro stile di vita, visto che l'aumento dei prezzi e soprattutto dei prezzi delle abitazioni spinge ovviamente i proprietari a metterli, insomma, a reddito, e chi invece è alla ricerca di case a doversi spostare fuori dalle principali città metropolitane. E per questo poi potrebbe intervenire nei prossimi giorni questo famoso decreto legge sugli affitti brevi, che impedisce di alloggiare per meno di due notti e soprattutto di mettere a reddito più di due abitazioni, soprattutto e principalmente nei capoluoghi delle città metropolitane. Umberto, vengo da te. La crisi economica a cui il governo Meloni sta cercando di far fronte, o comunque in qualche modo deve necessariamente far fronte per evitare poi che l'elettorato vada verso altri porti, è in qualche modo gestibile attraverso questi provvedimenti, o stiamo parlando di briciole? E soprattutto, qual è il filo conduttore che potrebbe collegare caro affitti, affitti brevi e questi aiuti? Ma come hai detto tu, il legame fra affitti brevi e caro affitti c'è, perché evidentemente per un proprietario affittare la casa su Airbnb, quindi diciamo con modalità più brevi, è molto più redditizio che non affittare lo stesso immobile a uno studente o anche una famiglia a lungo termine. E quindi evidentemente, facendo un calcolo, molti proprietari hanno interrotto contratti di locazione per destinare gli immobili all'affitto su Airbnb. Oppure il loro ragionamento è: se io guadagno 10 su Airbnb, perché dovrei affittarla a te a 3? Almeno te l'affitto a 8, non lo so. E questo ovviamente, questo meccanismo ha aumentato in generale il livello degli affitti, soprattutto nei centri cittadini, dove la proprietà degli immobili spesso è di famiglie che magari ha più di un immobile, e a questo punto invece di affittarli a studenti o anche solo famiglie, lo affitta a turisti su Airbnb. Però di fatto questo cambia la configurazione dei centri cittadini, che da luoghi di vita vissuta diventano luoghi superficiali di consumo del territorio nella forma del turismo. Se vogliamo, questo secondo me un po' si unisce al fatto che l'italiano è un grande proprietario immobiliare, e la nostra Costituzione stessa ci indica che lo Stato deve assicurarsi che parte del risparmio venga indirizzato nell'acquisto della prima casa. E gli italiani, rispetto ad altri paesi, ai popoli europei e in generale nel mondo, sono fra i primi proprietari immobiliari. E quindi, diciamo, in un momento di crisi economica, evidentemente la tentazione di lucrare il più possibile, diciamo, da questa proprietà immobiliare c'è. Quindi, se devo individuare un filo conduttore, lo individuo in questa politica europea di austerità, ma dal trattato di Maastricht in poi, che di fatto ha impoverito il ceto medio e in generale il popolo. Non è una novità, tra l'altro lo stesso Keynes, già negli anni 30, all'indomani della crisi del 29, si era battuto contro i teorici dell'austerità,
cercando di dimostrare che l'austerità ha l'effetto contrario di quello sperato, perché evidentemente calando il reddito, anzi aumenta il rapporto debito-PIL, e in più il debito diventa problematico, perché calando le entrate, calando il reddito, calando le entrate della tassazione, e lo Stato fa più fatica a pagare, a ripagare il debito. Tra l'altro, infatti, dalla crisi del 29 si uscì con, in realtà, con politiche espansive, e invece noi vediamo che dal Maastricht in poi, dai primi anni 90 in avanti, si è fatto l'opposto. Quindi sono 30 anni che la ricchezza viene lentamente ma inesorabilmente sottratta dal tessuto sociale, viene diciamo ripresa, no, dalle banche fondamentalmente, e una prova di questa in realtà la vediamo recentemente, perché se vediamo gli anni dal 2020 ad oggi, che in cui l'Unione Europea ha sospeso, no, le regole sul deficit per il Covid, addirittura nel 2020 o 21 il deficit italiano è arrivato al 9%, uno si aspetterebbe che, non so, il debito schizzasse. In realtà il debito è diminuito, perché anche intuitivamente, aumentando il reddito, perché la spesa comunque è espansiva, il rapporto tra debito e PIL si riduce. Quindi è evidente che le soluzioni in realtà sarebbero opposte a quelle, diciamo, proposte e imposte dall'Unione Europea in questi ultimi 30 anni. Però è evidente che il danno sociale che hanno creato è palpabile, e si riverbera anche in queste piccole dinamiche, come quella degli affitti, che però di fatto mutano forse irreversibilmente anche il volto delle nostre città storiche. E quindi credo che comunque sia un po' mio per affrontare nel fissare, per esempio, 2 giorni minimo, perché quello non risolve il problema, perché uno può anche affittare per minimo 2 giorni, ma di fatto se affittare su Airbnb diventa molto più redditizio rispetto all'affitto, se non c'è un'agevolazione in tal senso, poco cambia, e non è neanche una soluzione quella di costruire nuovi immobili, no, con partenariati pubblico-privato, nuovi casermoni, nuovo cemento e nuova periferia, poi, perché di fatto gli studentati e le università pian piano vengono sempre più spostati dai centri cittadini e messi alle periferie. Però forse sarebbe il tempo di riflettere su cosa vogliamo delle nostre città e che tipo di comunità vogliamo anche costruire nelle nostre città, e qual è il significato di una città oggi. Nel senso, le città comunque sono nate come, diciamo, forme di fortificazione, di difesa, poi sono ingrandite intorno alle fabbriche. Oggi forse dovremmo ripensarle, però in un'ottica più comunitaria, secondo me, non in un'ottica di renderle così soggette a quella fame di consumo, quella feroce del consumo che comunque ruba l'anima ai posti, non solo ai consumatori, rendendoli semplicemente luoghi anonimi di rappresentazione di un qualcosa che non esiste più, in un certo senso. Cioè, Roma diventa la rappresentazione di se stessa, o una vetrina per negozi di lusso uguali in tutto il mondo, per cui occorrerebbe forse ripensarlo, però ci vorrebbe una politica anche economica che si ponesse innanzitutto questi problemi, cosa che non mi sembra. Ecco, aggiungo che ci servirebbero anche i cittadini consapevoli che si ponessero questi problemi e lo facessero anche in fretta, perché poi va a finire che nel giro di qualche anno ci ritroviamo dentro le città da 15 minuti
che sono dei CPR allargati per gli italiani, insomma. Certo, ma infatti il problema è anche questo, perché facendo vivere i cittadini in un completo terrore o ansia costantemente, militarizzando il territorio, certo, un certo tipo di riflessione diventa secondaria rispetto alla percezione di problemi che sembrano più imminenti. Anche perché la militarizzazione del territorio, secondo me, ha un po' una funzione come quella delle mascherine, che sembrava, che serviva fondamentalmente a rendere percettibile una narrazione che altrimenti, senza segni esteriori forti, rischia di non entrare nel vissuto percettivo di molti cittadini, no? Invece quello di riempire l'orizzonte della propria narrazione, no, serve a mantenere poi i cittadini all'interno di quel perimetro tracciato dalla narrazione stessa. Assolutamente, certo. Professor Lanzalaco, e in base anche a queste riflessioni che abbiamo fatto, le chiedo di tirare un po' le somme di questa puntata e di questa settimana che abbiamo analizzato insieme. Il servizio di puntata si chiudeva con un governo che, a parer mio, sembra navigare a vista in mezzo alla melma, per essere gentili. È d'accordo? Sì. Giorgia Meloni sta lasciando aperte troppe partite, troppi dossier, come in modo da dire adesso. Li elenco rapidamente. Migrazione, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già detto, gli arrivi sono continui, sono previsti ulteriori arrivi e soluzioni rabberciate, come appunto i nuovi centri, che ricordo devono essere lontani dai centri abitati, perimetrabili, cioè praticamente poi un canile comunale sembrava un hotel a 5 stelle al confronto di uno di questi centri, e per evitare di andarci bisogna pagare una cauzione da 5.000 euro, che fra l'altro spiegava oggi, se non mi ricordo che trasmissione, comunque Marco Travaglio, non è così immediato, cioè non è che questi poveretti arrivano sul barcone con 5.000 euro in tasca, no, devono arrivare con una fideiussione bancaria. Ora vi immaginate, provate a guardare la fotografia di un immigrato che scende da un barcone dopo ore di navigazione, magari in mezzo alla tempesta, e ha pronto in tasca il certificato della fideiussione bancaria fatta, che sono nel Burkina Faso o altrove. Quindi immigrazione, MES, ne abbiamo parlato, scritto, il patto di stabilità, lasciata aperta la questione, oggi sui giornali appariva che compariva la notizia che pare sia in atto una negoziazione sconcia, a mio parere, fra adesione al MES in cambio di possibilità di sforare sul bilancio. E la questione dei balneari, che non è da poco, e uno spread che sta aumentando molto rapidamente, l'inflazione l'abbiamo aperta. Ecco, ci sono tutte queste partite aperte, forse me ne sono dimenticato qualcuna. E ora, che cosa sta facendo Giorgia Meloni? Inizialmente l'ipotesi era quella, è una persona sicuramente intelligente, determinata e astuta, e che cosa sta facendo? Sta diluendo nel tempo i problemi e cerca di, in modo sequenziale, di risolverli. Ora, questa ipotesi ottimistica mi sembra che non sia più sostenibile, perché ha davanti 3 mesi, ottobre, novembre, dicembre, o fa miracoli, ma se poteva farli li avrebbe già fatti. Quindi l'ipotesi del procrastinare, posticipare, che è normale, però a questo punto non tiene più. La seconda ipotesi è quella appunto del tirare a campare, e questa sarebbe gravissima, perché vuol dire che i problemi diventano sempre più gravi. E fra l'altro questa ipotesi è avvalorata anche da un fatto che lei ha rilasciato un'intervista qualche giorno fa, dove diceva chi
dubita del mio stato, della mia tenuta psicofisica, si sbaglia, sono perfettamente in forma. Come sappiamo, in politica si dice sempre, è una delle poche leggi certe della politica, l'esatto contrario di quello che si pensa. D'altronde, il fatto che lei non sia andata, abbia preferito una pizza a Biden, la dice lunga, cioè ho l'impressione che si sia resa conto che stare al governo è un po' più complicato che stare all'opposizione. Quindi l'idea del tirare a campare inizia a essere sempre più verosimile. Poi c'è la terza ipotesi, quella a cui io sono particolarmente affezionato, qualcuno dirà il solito complottista, spero di essere solo un complottista e non invece una Cassandra, e cioè che il governo stia giocando la partita del tanto peggio tanto meglio. Faccio accumulare una serie di problemi difficili oggettivamente da risolvere, ma più si accumulano più diventano difficili da risolvere, e a un certo punto l'emergenza, e davanti all'emergenza chi arriva? L'uomo della provvidenza, cioè Mario Draghi. E io sono affezionato a questa ipotesi, spero sia sbagliata ovviamente, però mi sembra che settimana dopo settimana diventi sempre più verosimile. Se posso aggiungere, arriverà Mario Draghi dopo la riforma, no, del premierato, in modo tale da garantire. Di questo ne discutevamo l'altro giorno, cioè ieri, tra l'altro. Sì. Esattamente questo, cioè, quindi dovrebbe esserci una accelerazione della riforma istituzionale, e quindi, e infatti la Casellati ha detto che la sua riforma è già pronta. E il dibattito è ripreso perché PD ha iniziato a dire cosa ne pensa, eccetera. Quindi dovremmo vedere un'accelerazione su quel fronte, e per poi andare, però a quel punto a elezioni anticipate, perché sennò non serve la riforma istituzionale. Ecco, l'ipotesi potrebbe essere questa, però i tempi sono strettissimi, cioè dovrebbero a questo punto accelerare col premierato o cancellierato, che ne abbiamo già parlato, non sono la stessa cosa, accelerare molto su quello. Notate che sul cancellierato il PD è d'accordo, quindi lasciar perdere le autonomie differenziate, perché su quello c'è un disaccordo anche fra le regioni di destra, di sinistra, e poi preparare, tirare la volata, come dicono i ciclisti, no? Tirare la volata a Mario Draghi. È una questione di tempi, e in politica il tempo è fondamentale, qui la variabile sta diventando rilevante. Tenete conto che nelle crisi serie, il tempo è, quindi fare in fretta è una delle tre componenti. Le tre componenti di ogni crisi sono: primo, viene messo in discussione un valore fondamentale di un'unità politica, la sopravvivenza, i valori fondativi. Quindi, secondo, il tempo, bisogna trovare in fretta una soluzione, non c'è tempo. Terzo, la soluzione deve essere un cambiamento radicale, una svolta radicale. Ecco, il tempo qua sta stringendo parecchio. Tenete conto che altro fatto inquietante: nel documento franco-tedesco di cui ho scritto, si dice esplicitamente che determinate riforme a livello europeo, non a livello nazionale, ma a livello europeo, andranno fatte prima delle elezioni europee, cioè nei prossimi 6 mesi, più o meno. Sì. E io a questo proposito infatti invito tutti i nostri spettatori ad andare a leggere quell'articolo, perché insomma fa un quadro interessante e anche da un certo punto di vista inquietante di che Europa si sta prospettando. Signori, io starei qui a parlare con voi a lungo, anche perché i temi sono sicuramente di grande interesse, però come giusto che sia,
abbiamo una scadenza. Chiaramente su questa questione del premierato ritorneremo sicuramente a parlare, perché no, nelle prossime settimane. Per il momento vi auguro una buona serata, professor Lanzalaco e l'avvocato Umberto Tonnici. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E ovviamente anche ai nostri spettatori.